Con l'istituzione del tavolo blu entra nel vivo il piano di valorizzazione della risorsa mare voluto dal Comune con la partecipazione di associazioni, enti e cittadini. È uno strumento di confronto articolato in 5 sezioni di lavoro che nasce per promuovere politiche di sviluppo attraverso il contributo degli operatori del settore presenti sul territorio. Abbiamo col decreto sindacale costituito il tavolo alla presenza fissa delle autorità competenti sul mare, una consultazione dal basso diviso in 5 sezioni. I tavoli affronteranno le tematiche e si porteranno appunto delle valorizzazioni e programmazioni all'attenzione del Consiglio Comunale. È un tavolo che abbiamo fortemente voluto insieme alla delegata al mare Daniela Villani, il tavolo blu, dove abbiamo tutte le istituzioni, abbiamo associazioni, abbiamo tanti esponenti del territorio con l'obiettivo di valorizzare la risorsa mare, concretizzare tante idee e rendere Napoli sempre più forte anche attraverso una delle sue risorse strategiche più importanti, che è il mare, il porto di Napoli da Bagnoli fino a San Giovanni, e poi come sindaco della città metropolitana guardando anche verso gli altri comuni dell'area metropolitana.